scorsa, quando mi stavo preparando per girare il video sulla mia scorta di DP, mi sono accorta che non vi avevo mostrato come era venuto questo DP, che ho fatto ancora un po' di tempo fa, che avevo fatto finito, mod podgiato e messo via perché non mi piace. È uno dei personalizzati che avevo fatto fare da Wakan ancora tipo 2 o 3 anni fa, quelli della partita orribili, quindi era rimasto lì per tantissimo tempo. Quando avevo ricevuto il DP ne avevo fatto un piccolo pezzettino e mi sembrava che il problema principale fossero i diamanti neri, per cui i diamanti neri li ho anche sostituiti. Per cui non erano questi quelli più problematici, diciamo, anche se in realtà hanno problemi anche questi, ma per una questione di tela che è poco appiccicosa e quindi comunque si alzano un pochino anche i diamanti neri. In realtà poi i problemi ce li avevano anche altri colori, però ormai sono passati anni, quindi insomma, mi sono sforzata e l'ho fatto. Il disegno è bellissimo, anche i colori comunque sono belli, il problema è proprio la qualità dei diamanti. Cioè, bastava soltanto guardarli e si alzavano, tant'è che ho dovuto mettere il Mod Podge man mano che lo facevo. E addirittura mentre passavo il pennello, alcuni diamanti si sono alzati, altri addirittura rigirati sottosopra, non me ne sono neanche accorta, e per cui adesso sono incollati così per l'eternità sottosopra, comunque alzati. Non so cosa farti, sinceramente, è un disastro sto DP. Mi piacerebbe quasi quasi rifarlo con dei diamanti decenti, perché è veramente troppo tenero, insomma, i due micetti così che si baciano con l'occhio, con il cuoricino, mi piacciono un sacco, insomma, però sì, insomma, la qualità è veramente orribile. E voi avete dei DP che vi hanno delusi tantissimo sotto l'aspetto della qualità, ma che il disegno vi piace così tanto da voler rifare magari da un altro venditore o comunque sì, che vi sono un po' rimasti nel cuore, nonostante abbiano magari diamanti che si alzano o altri tipi di problemi? Fatemelo sapere sempre qui nei commenti. Vi ricordo anche di lasciarmi un like se il video vi è piaciuto e iscrivetevi al canale per ricevere una notifica ogni volta che ne pubblico uno nuovo. Ciao!